benché non sia ancora un fiore, piano piano forse mi sto riprendendo. Ho ancora il raffreddore, ma vabbè. Oggi torno con un video su
E sono fettine di formaggio che io utilizzo quando faccio ultimamente il pollo con i peperoni. Faccio proprio la fajita con la piadina, ci metto dentro pollo, peperoni, cipolle e poi una fetta di formaggio che si fonde. È proprio buonissimo, proprio la fajita messicana. Non lo mangio mai così, questo genere di formaggio, lo faccio abbinato a altri piatti. Se volete essere certi che le uova che comprate siano biologiche, dovete guardare il codice segnato qui sopra che deve iniziare per 0. Senza uso di antibiotici, semplice filetto di pollo.
16-18 minuti, però è perfetto.
casa sono dei pacchi di pasta. Ho preso due pacchi di linguine integrali garofalo. Queste mi piacciono tanto, tanto, tanto. E poi due pacchi di spaghettoni grummo, perché erano scontati e quindi ho tradito i miei spaghettoni XXL di Cragnano. Però vabbè, anche la pasta rummo a me piace molto, quindi insomma per questa volta bene questa. E come ultima cosa, vedete, sapere che ve l'ho già detto, adesso ovviamente la prendo a ridere, però c'è un fondo di verità. In questo periodo sono stata spesso un po' sconsolata, ho avuto momenti un po' di sconforto, tristezza, spiegato insomma il fatto che è da tanto che non sto bene, sembra di non riuscire a guarire, devo comunque lavorare, devo comunque esserci, fare i concerti, e quindi ho detto: qual è l'unica cosa che non mi concedo da anni ma che potrebbe darmi un sorriso? Mi sono presa le salame, ho preso tre barattolini e ragazzi, cioè non vedo l'ora che sia domani per fare merenda. Ho smesso da tanto tempo di bere bevande zuccherate, ma non per dieta, ma perché un eccesso di zuccheri non fa molto bene. Però ragazzi, non ce ne avevo troppa voglia di estate e sicuramente mi farà tornare il sorriso. Bene, questa era la mia spesa, qualche piccola novità, tante cose simile al solito, ma del resto questo è quello che mangio. Spero davvero che vi siate rilassati, questo è solo